Buon pomeriggio a tutti. Oggi riprendiamo con una parte di teoria sui grafi. Nelle scorse lezioni di teoria avete visto la visita nei grafi, la visita in ampiezza, breadth first search, e la visita in profondità, depth first search. E farete degli esercizi su questi due argomenti nel prossimo laboratorio, quello di domani. Oggi invece ci occupiamo di un altro argomento, sempre teorico, che è quello di trovare lo shortest path, ossia il cammino minimo. Questo argomento, tra l'altro, ha un sacco di implicazioni pratiche, tra cui è l'algoritmo che è alla base dell'algoritmo che cerca il cammino minimo nel navigatore. Quindi quando su Google Maps o sul vostro navigatore impostate una destinazione, lui ricava il percorso minimo, quello più veloce, proprio utilizzando questi algoritmi. E tra l'altro è anche alla base di molti algoritmi di routing, quelli basati su link state, quindi per il routing come OSPF, ad esempio, per la creazione delle tabelle di routing. Quindi, che cosa intendiamo con il problema del cammino minimo? Se abbiamo un grafo, come quello visualizzato in questa slide, questo è un grafo orientato e pesato. E ci chiediamo, se vogliamo partire da S ed andare in V, nel nodo V, quale cammino dobbiamo percorrere tra tutti quelli disponibili, tale per cui la somma dei pesi degli archi sia la minima? Vediamo che abbiamo diverse possibilità. Ad esempio, potremmo andare da S a U e da U a V, e in questo caso la somma dei pesi sarebbe 9. Un altro cammino possibile, ad esempio, è quello che parte da S, va a U, poi da U va a X e da X va a V. E in questo caso la somma dei pesi è 3 più 1 più 4, che quindi vuol dire 8. E quindi questo cammino è migliore di quello precedente, ma non è detto che sia il migliore in assoluto. Non vogliamo risolvere questo problema a mano, vogliamo degli algoritmi che ci supportino. Quindi, qual è l'iter che vedremo oggi, alcune definizioni e poi tre algoritmi che sono quelli di Floyd Warshall, Bellman-Ford e Dijkstra. Sono i tre più famosi che tra l'altro sono anche tutti e tre disponibili nella libreria JGraphT. Quindi vediamo alcune definizioni. Consideriamo il caso più generale, quello di un grafo orientato e pesato. Questo è il caso più generale perché poi quello del grafo undirected, quindi non orientato e non pesato, sono di fatto dei sottocasi di questo. E definiamo una funzione W di P che definisce il peso del cammino. E questo peso come viene calcolato? Come la somma del peso di ciascun arco che costituisce il cammino, perché il cammino di fatto è una sequenza di archi. Quindi se io ho questa funzione v che mi restituisce il peso di un cammino, posso semplicemente sommare i vari pesi e trovare quello minimo. Il cammino minimo tra un vertice u e un vertice v è appunto il cammino minimo del percorso che collega il vertice u con il vertice v. Fate attenzione che però per esserci un percorso, u e v devono essere nella stessa componente connessa del grafo. La stessa componente connessa al grafo significa che la stessa porzione di grafo in cui i nodi sono raggiungibili tra loro. E si parla, un piccolo ri vi ricordo che si parla di componente connessa per un grafo non diretto, invece per un grafo diretto si parla di componente fortemente connessa se seguiamo la direzione degli archi e debolmente connessa se invece non seguiamo la direzione degli archi. E il peso dello shortest path è rappresentato da questa funzione delta di UV, UV sono i nodi sorgente e destinazione, e se non è possibile dal vertice U raggiungere il vertice V, diciamo che questa distanza è infinita. Abbiamo due tipologie di algoritmi. Abbiamo gli algoritmi che si chiamano single source e quelli che si chiamano all pairs.
Qual è la differenza? Nel single source gli algoritmi trovano semplicemente il cammino minimo tra, tra un vertice U e un vertice V. Di fatto considerano un solo vertice come sorgente. Poi vedremo che in realtà il single source quello che fa è calcolare il cammino minimo con tutti, a partire da un vertice sorgente, con tutti gli altri vertici del grafo. Perché questa è una condizione necessaria per trovare il cammino minimo per un particolare vertice. Però quello che lo distingue è il fatto che parta da un singolo vertice. Se invece vogliamo trovare tutti i possibili cammini minimi, tutte le possibili coppie, allora abbiamo bisogno di un altro tipo di algoritmo, che è quello che si chiama all pairs. Notare che ovviamente potremmo benissimo applicare un single source iterativamente più volte per ogni coppia, diciamo per ogni vertice, neanche per ogni coppia, perché abbiamo detto che è dato un vertice e poi lo calcola il cammino minimo con tutti gli altri vertici. Quindi potremmo semplicemente iterare per ogni vertice e applicare un single source, ma siccome sono già disponibili algoritmi all pairs, non dobbiamo neanche fare questo. E parlando di un cammino minimo, di quali informazioni realmente siamo interessati? Siamo interessati al valore, quindi al peso totale del cammino minimo, e siamo interessati al cammino effettivo, cioè qual è la sequenza di nodi che devono essere attraversati per raggiungere un particolare nodo destinazione. Quindi questo è l'esempio di prima, che abbiamo già visto, stesso grafo. Ci domandiamo, qual è la struttura dati che ci permette di salvare questa informazione? Perché abbiamo bisogno di salvare l'informazione sul peso dell'arco e l'informazione su qual è il nodo precedente ad un nodo X, ad un nodo V, che ci permette di raggiungere quel nodo V. E una delle strutture dati che ci viene più comodo utilizzare è un dizionario, che per ogni vertice ci dice qual è il peso che è necessario per raggiungere quel vertice a partire dal nodo precedente e qual è il nodo precedente che ci permette di raggiungere questo vertice V. Quindi due informazioni, il peso e il vertice precedente che ci permette di raggiungere questo nodo V. Fate attenzione che però c'è il caso dei multigrafi. Il multigrafo si definisce come un grafo in cui due nodi sono connessi da più archi. Nel caso di un multigrafo non basta salvare l'informazione su qual è il vertice precedente a V. Bisogna salvare l'informazione anche di qual è il particolare arco che dobbiamo considerare per raggiungere V. Se non ce n'è di più, ogni arco potrebbe avere un peso diverso, quindi dobbiamo veramente sapere qual è l'arco preciso. E quindi qui vediamo il dizionario in forma estesa. Vediamo che abbiamo due funzioni, la funzione pi greco e la funzione delta. La funzione pi greco mi dice per ogni nodo qual è il precedente. Quindi se itero su questa tabella, vedo che il nodo U, per raggiungere il nodo U, devo partire dal nodo S. Per raggiungere il nodo X, devo partire dal nodo U. Per raggiungere il nodo V, devo partire dal nodo X. E per raggiungere Y, devo partire da V. Se ripercorro, a partire da Y, che è il nodo di destinazione, il dizionario, ottengo il cammino. Perché ottengo V, da V ottengo X, da X ottengo U, da U ottengo S, che è il nodo sorgente, perché S e Y erano i miei sorgenti di destinazione. E oltre all'informazione su qual è il nodo precedente, ho anche l'informazione sul peso. In particolare, il peso per raggiungere Y è 10, il peso per raggiungere V è 8, e così via. Quindi vediamo un esempio. Per raggiungere U il peso è 3. Infatti da S a U il peso è 3. Per raggiungere X il peso è 4. Perché è 4? Perché è 3 più 1. Perché per raggiungere X devo passare da U. Per raggiungere V devo passare da X. E il peso è 8 perché è 3 più 1 più 4. Infine per raggiungere Y devo passare da V.
E quindi il peso è 3 più 1 più 4 che fa 8 più 2 e siamo a 10. Quindi vedete che abbiamo queste due funzioni che ci dicono, una è il peso per arrivare a quel nodo e l'altra qual è la sequenza di archi, la sequenza di nodi che dobbiamo percorrere per ottenere il cammino. Rimane però sempre la domanda su come facciamo a trovare queste tabelle, non vogliamo cercarle sicuramente a mano. E facciamo alcune considerazioni. In particolare, se abbiamo un percorso P1, che è il percorso minimo, il cammino minimo, tra un vertice U e un vertice V1, e poi abbiamo un altro percorso P2, che è il cammino minimo tra U e V2, e diciamo che un certo vertice V è compreso sia nel cammino di P1 e di P2. Diciamo che il valore della funzione π di v, ricordiamoci che π è la funzione che mi dice qual è il nodo precedente a v, qual è il nodo precedente per arrivare in v. Vediamo che il valore di questa funzione, il valore di output, non dipende da p1 e da p2, è lo stesso. E questo perché, dato una sequenza, questa sequenza è già la sequenza ottima, ossia, siccome dico che per arrivare in Y devo passare da V, diciamo implicitamente è dato per scontato che per arrivare a V il cammino sia già ottimo, e allo stesso modo per arrivare a X il cammino partendo da S sia ottimo, perché diciamo, questo cammino minimo, si costruisce in modo incrementale. Prima calcolo il cammino minimo per i nodi vicini e poi pian piano posso calcolare il cammino minimo per i nodi sempre più lontani, perché quelli più lontani di fatto si basano su quelli più vicini. Quindi quello che ci dice questo lemma è che il vertice precedente, dato un determinato vertice, non dipende dalla destinazione finale. Quindi dato un vertice sorgente, uno dei vari vertici che attraversiamo per arrivare alla destinazione, ha un precedente a sua volta che non dipende da dove dobbiamo andare, perché ottimizzare il cammino fino alla destinazione significa anche ottimizzare il cammino per tutti i nodi intermedi. Questa è una formulazione matematica, semplicemente ci dice che dato un cammino minimo, questo cammino minimo possiamo considerarlo come un sottografo. Sottografo in particolare come un albero, potremmo considerarlo. Quindi, questa sequenza di archi di fatto identificano, possono essere benissimo visti come un grafo che è minimamente connesso, perché basta eliminare un arco e il grafo non è più costituito da un'unica componente connessa. Quindi questa formulazione ci permette di dire che possiamo considerare il cammino minimo come un sottografo del grafo di partenza. E perché ci interessa questo? Perché ricordatevi un caso speciale, il caso della visita in ampiezza, la BFS. Nella BFS, se vi ricordate, voi siete già in grado di trovare il cammino minimo su un grafo che però non deve essere pesato. Quindi se il grafo non è pesato, quindi è un caso estremamente semplice, però se il grafo non è pesato, voi siete comunque in grado di trovare il cammino minimo tra un vertice di partenza e tutti gli altri che vengono incontrati durante la visita, appunto perché la BFS procede in modo incrementale. Ogni volta aggiunge più uno, cioè si considera i nodi che sono distanti un arco in più rispetto a quello sorgente. E questo permette di ottimizzare, anche di sapere in modo ottimale come raggiungere ciascun nodo. C'è però un caso particolare in cui questi algoritmi faticano, per meglio dire non funzionano o falliscono, che è quello dei cicli e dei cicli negativi. Vediamo un esempio. In questo caso, se volessi trovare il cammino minimo
che va dal vertice S al vertice G, potrei passare ad un certo punto da E o da F. E vediamo che E e F sono collegati da due archi che determinano un ciclo, quindi da E posso andare da F, a F e da F posso andare ad E. Quindi un possibile cammino che collega S con G è di sicuro quello che va da S a E, da E a F e da F a G. E questo cammino ha un peso che è 2 più 3, 5, 5 più 7, 12. Però mi chiedo, ma se torno indietro ho un peso negativo, quindi questo mi permette di abbassare il costo. Ero 12 meno 6, vado a 6. Ma perché una sola volta? Facciamolo due volte. E quindi vado a 0 e così via. E se itero? In realtà non c'è mai un termine, perché potrei iterare su questo ciclo un numero infinito di volte ed è appunto quello che ottengo come cammino minimo. Il cammino minimo ha peso meno infinito e quindi vedo che il mio algoritmo per la ricerca dei cammini minimi fallisce nel caso in cui abbia dei cicli negativi. Cicli negativi, che cosa significa? Che esiste un ciclo per cui uno degli archi ha peso negativo. Quindi convenzionalmente si dice che in questo caso il percorso ha peso meno infinito. E vabbè, questa è la soluzione, vediamo che ad ogni nodo viene associato un peso e a quelli con un ciclo negativo viene associato un peso meno infinito. In questo caso qua invece non c'è un ciclo negativo perché 6 meno 3 dà come somma 3 e quindi non abbiamo un ciclo negativo, abbiamo un ciclo positivo. Un'ulteriore considerazione. Quindi prima abbiamo detto che ciascun vertice aveva un precedente, e ciascun vertice nello shortest path, nel cammino minimo, aveva un precedente che era indipendente dal nodo di destinazione. Adesso abbiamo un secondo lemma, una seconda considerazione. Questo dice che dato una sequenza di vertici che vanno da 1 a k, che rappresentano il cammino minimo tra il vertice v1 e il vertice vk, in questa sequenza di vertici possiamo identificare una sottosequenza i e j, con i compreso tra 1 e j compreso tra i e k, e questa sottosequenza che comprende i vertici v1, vi più 1 fino a v di j, è comunque un sottocammino minimo. Quindi, attenzione, abbiamo un cammino minimo. Abbiamo detto che qualsiasi sottosequenza di questo cammino minimo è ancora un cammino minimo. E questo è molto interessante perché ha un corollario che poi verrà utilizzato di fatto da tutti gli algoritmi che implementano la soluzione al problema del cammino minimo. E questo corollario ci dice che se consideriamo un cammino tra il nodo S e il nodo V, lo possiamo spezzare in due parti, come il cammino che va da S a U e U a V, dove U e V è l'ultimo segmento di questo cammino. E diciamo che il peso di questo cammino che va da S a V è dato dalla somma del peso del cammino minimo che va da S a U più il peso che va da U a V. Non stiamo dicendo nulla di nuovo, semplicemente è la somma del percorso fino al penultimo nodo più il peso dell'arco che collega il penultimo nodo con l'ultimo nodo. Ma perché questo è interessante? Perché se sfruttiamo la disuguaglianza triangolare, che di fatto ci dice che la distanza tra due punti deve essere minore o uguale alla distanza considerando un terzo punto, se sfruttiamo questo corollario, quello che otteniamo è che alla fine dobbiamo semplicemente cercare un vertice U' che spezza in qualche modo questo percorso in modo tale da ottenere l'uguaglianza, non solo più la disuguaglianza, vogliamo l'uguaglianza, cioè vogliamo la combinazione di quei due segmenti, i cui pesi sommati diano il minimo percorso possibile, diano lo shortest path. Quindi, cosa fanno questi algoritmi? Si basano su un concetto che si chiama
rilassamento, ossia assegnano dei pesi iniziali che vengono salvati in un vettore D. Notate che il vettore D è leggermente differente da delta, perché delta è la soluzione ottimale, invece D è la soluzione corrente. Un po' come negli algoritmi ricorsivi, c'è la soluzione ottimale che è quella finale, c'è la soluzione corrente che è quella che andiamo a modificare. D è la soluzione corrente, delta è quella finale. E noi vogliamo ottimizzare i pesi di U in modo tale da ottenere l'uguaglianza a partire dalla disuguaglianza di prima. E come funziona? Funziona, questi algoritmi funzionano che c'è una fase di inizializzazione in cui questo vettore D, in cui abbiamo due vettori, il vettore D e il vettore pi greco. Il vettore D ci indica il peso, cioè il peso per arrivare a quel nodo, e diciamo che tutti i nodi vengono inizializzati con un peso meno di infinito, cioè, ossia hanno un peso infinito per raggiungerli, quindi è il massimo peso possibile che quel nodo può ricevere. È una fase di inizializzazione. E poi diciamo che il precedente di ciascun nodo è nullo. Quindi abbiamo inizializzato nel modo più conservativo possibile. Massimo peso e nessun nodo per raggiungere quel vertice considerato. Poi quello che facciamo semplicemente è trovare tutte le combinazioni U di vertici U possibili, tale per cui il peso per raggiungere V è dato dal peso per raggiungere U più quell'ultimo segmento tra U e V. L'ultimo segmento tra U e V è fisso, perché è il peso dell'arco che collega U con V. Ma quello che può cambiare è il peso per raggiungere U, ed è quello che noi dobbiamo ottimizzare. Per cui il rilassamento, quello che fa, è iterare più volte l'algoritmo per trovare qual è il peso ottimale per raggiungere U, tale per cui possa anche ottimizzare il peso per raggiungere V. Se ottimizzo U, che è il vertice precedente a quello per raggiungere V, sto ottimizzando anche V. Devo solo iterare tante volte per ottimizzare questi pesi. Quindi vediamo un po' un esempio pratico. Diciamo che il peso per raggiungere il vertice U è pari a 5. Mi chiedo, il peso invece per raggiungere il vertice V, quant'è? Questo peso è 9. Posso rilassarlo? È 9 perché esiste un qualche cammino che arriva in V, non è detto che passi da U. Esiste un qualche cammino che arriva in V che ha assegnato questo peso, questo peso a V 9. Ricordiamoci che stiamo considerando una sorgente S, questa sorgente è fissa sempre, non cambia. E poi abbiamo un peso per raggiungere U pari a 5. Possiamo ottimizzare il peso di V? Sì, perché se io considero il peso per arrivare in U, che è 5, più 2, che è il peso che collega U a V, ottengo un peso pari a 7 per raggiungere V. E quindi quello che ho fatto si chiama rilassamento. Ho rilassato il peso per raggiungere V. Iterando più e più volte tutto questo procedimento, posso ottenere il cammino minimo per raggiungere da un nodo S il nodo V. Ci sono ovviamente anche dei casi in cui questo non è possibile. Si arriva a un certo punto in cui non si può più ottimizzare. Perché? Perché il peso per raggiungere U è 5. Il peso dell'arco che collega U con V è 2. Il peso per raggiungere V è 6. 5 più 2 fa 7, 7 è maggiore di 6, e quindi il concetto del rilassamento spiegato prima non funziona più, perché il V è già ottimizzato. Quindi questa è la formulazione del rilassamento, quella che abbiamo visto prima. Un'unica cosa che dobbiamo considerare, ricordiamoci che non ci devono essere cicli negativi. Questa è sempre la formulazione matematica. Allora, quali sono gli algoritmi per trovare lo shortest path? Ci sono differenti algoritmi. Ce ne sono tre, noi ne vedremo tre.
Tutte si basano sul concetto di rilassamento. Quello che cambia è l'ordine con cui i vari vertici vengono visitati, il modo in cui si cicla su questi vertici, anche sulla base delle assunzioni che ciascun algoritmo fa. E per questo cominciamo da Floyd-Warshall. Floyd-Warshall è un algoritmo di tipo APSP, quindi calcola tra tutti i nodi, per tutti i nodi, qual è il cammino minimo per raggiungere tutti gli altri. Quindi non è un single source, ma è un all paths. Calcola tutti i possibili percorsi. Tralasciando un po' di dettagli, come funziona? Qual è il cuore dell'algoritmo? È un ciclo triplicamente annidato, cioè tre cicli, uno annidato dentro l'altro, dove si itera sui vertici. Quindi questo algoritmo non dipende dal numero di archi, ma dipende unicamente dal numero di vertici. In particolare, nel primo ciclo itero su T, nel secondo itero su U e nel terzo itero su V. Ma il cuore dell'algoritmo è questa istruzione, che mi calcola la lunghezza, la nuova lunghezza, e mi chiede, in particolare dice, la nuova lunghezza è pari alla lunghezza che unisce U con T, più quella che unisce T con V. E poi si chiede, questa nuova lunghezza è minore della lunghezza che unisce U con V? Cioè, passare da T è un vantaggio? Se è un vantaggio, aggiorna i pesi e aggiorna il precedente. Ripetendo tutto questo ciclo per tre volte in modo annidato, mi permette di ottimizzare lo short aspect di tutti i possibili percorsi, tutti i possibili short aspect. Ovviamente ha una complessità. Qual è la complessità? In questo caso, di un ciclo annidato, è semplice da calcolare, è V, perché bisogna iterare per V volte. Per ogni iterazione di V volte bisogna iterare altre V volte e poi bisogna iterare ancora altre V volte, quindi vuol dire V al cubo. È un algoritmo che è polinomiale, non è esponenziale, quindi non è così intrattabile, però non è neanche un algoritmo ottimale se il numero dei vertici è elevato, perché comunque è un V al cubo. Quindi il numero di operazioni che fa è proporzionale al numero di vertici al cubo. Alla fine quello che permette di ottenere è questa matrice, che è la matrice dei pesi, ossia per ogni coppia, considera ogni coppia di vertici e associa come valore della matrice il peso necessario per collegare quei due vertici. Fate attenzione che la matrice non è simmetrica, in questo caso, perché stiamo considerando un grafo orientato. Se il grafo fosse stato non orientato, allora la matrice sarebbe stata simmetrica. Quindi semplicemente l'output di questo algoritmo è questa matrice in cui è possibile calcolare il peso necessario per collegare un vertice sulle colonne con un vertice sulle righe. Abbiamo detto che siccome ha tre cicli annidati, la complessità è 1 grande di V al cubo, quindi è proporzionale al numero dei vertici al cubo. Ovviamente c'è l'implementazione in JGraphT, ma la vedremo nell'ora successiva. Poi abbiamo l'algoritmo di Bellman-Ford, che è un'alternativa. L'algoritmo di Bellman-Ford in realtà calcola l'SS, cioè il single source short path, quindi dato un nodo sorgente, calcola il cammino minimo che collega quel nodo con tutti gli altri. A differenza di prima, venivano calcolati tutti i cammini minimi per tutti i nodi con tutti gli altri, mentre qui calcola il cammino tra un nodo e tutti gli altri, perché anche se volessi calcolare il cammino tra un nodo e un altro dovrei passare per tutti gli altri comunque, per essere sicuro di aver calcolato quello ottimale. Si basa ovviamente sul concetto di rilassamento che abbiamo visto prima e non funziona in presenza di cicli negativi ed è tra l'altro in grado di
fare detection di questo problema, cioè se nel grafo è presente un ciclo negativo, l'algoritmo se ne accorge e ritorna un errore, un'eccezione nel caso di Java, e ha una complessità o grande di V per E. Quindi attenzione alla differenza rispetto a prima. Prima aveva una complessità di V al cubo, con una complessità di V per E, dove V è la cardinalità, è il numero di vertici ed è il numero di archi. Quando è che è utile questo, applicare questo algoritmo? Quando la cardinalità del numero di archi, quando la cardinalità degli archi è bassa. Ci sono alcuni grafi, si chiamano grafi sparsi, dove la densità degli archi è bassa, dove ci sono pochi archi che collegano le varie coppie di vertici. Come esempio pensiamo all'esempio del grafo stradale, se vogliamo rappresentare una piantina, una mappa, sotto forma di grafo, abbiamo un numero di archi che è basso, perché ovviamente c'è un collegamento locale tra i nodi, ciascun incrocio collega i nodi vicini, degli incroci vicini, ma non vengono collegati gli incroci lontani, e quindi il numero di archi è basso, è proporzionale al numero di vertici, e quindi, ad esempio, nel caso di un grafo stradale, la complessità è circa il numero dei vertici al quadrato, quindi V al quadrato, è proporzionale a V al quadrato. Di nuovo, senza entrare nel dettaglio dell'algoritmo, quello che è l'istruzione chiave è questa, ossia la distanza per raggiungere V. A un certo punto c'è un if in cui si chiede se la distanza per raggiungere V è maggiore alla distanza per raggiungere U più il peso dell'ultimo arco che collega U con V. E se questo è maggiore, allora la distanza per D con V viene aggiornato a D con U più V con U e V. In pratica c'è questo concetto di rilassamento che viene applicato più e più volte. Cioè mi chiedo se per raggiungere un vertice non è meglio passare da un altro vertice. L'ultimo algoritmo, quindi ricapitolando, Floyd, Warshall, Bellman, Ford, Dijkstra. Il primo complessità V al cubo, secondo V per E, e questo, l'algoritmo di Dijkstra, vediamo che avrà complessità inferiore. Perché? Vabbè, innanzitutto Dijkstra, questo signore qui in basso, ha creato una nuova variante dell'algoritmo single source short SPECT, facendo però un'assunzione, che questo algoritmo non deve avere, questo algoritmo si applica in tutti i casi in cui nel grafo non ci sono archi a peso negativo, altrimenti l'algoritmo fallisce. Però in un sacco di casi pratici non ci sono archi a peso negativo, anche perché riflettiamo su cosa significa il peso negativo. Significa che non c'è più una funzione di costo, ma c'è un bonus associato a quel percorso. Quindi se questo grafo rappresentasse le rotte degli aerei, quel peso negativo significherebbe che voi verreste pagati piuttosto che doveste pagare il biglietto. E ovviamente se ci pensate è raro il caso in cui ci sia un'applicazione pratica che dia dei bonus piuttosto che vi faccia pagare un servizio. E per questo è il motivo per cui Dijkstra trova un sacco di applicazioni pratiche. È proprio questa assunzione di non avere degli archi negativi, con peso negativo, permette di abbassare la complessità, se salto un po' di slide in cui viene mostrato l'esempio, permette di abbassare la complessità a O grande di E più V al quadrato. Ma siccome uno dei concetti chiave di questo algoritmo è quello di iterare sui nodi in base alla loro vicinanza con il nodo sorgente, cioè inizialmente quello che fa è ottimizza i nodi vicini prima di ottimizzare quelli lontani, perché se ci pensate è inutile ottimizzare un vertice che si trova lontano, quindi con diversi
nodi intermedi rispetto al nodo sorgente, perché se parto ad assegnare un peso a questo vertice lontano e poi ottimizzo i vertici vicino, dovrò applicare di nuovo il concetto di rilassamento più e più volte fino a quando alla fine ottimizzerò il peso finale del nodo lontano. Quindi è meglio ottimizzare subito i pesi dei nodi vicini e poi pian piano allontanarsi. Questo, che viene fatto all'interno di questa coda, perché contiene una coda, viene definita una coda Q, la coda è una struttura dati che verrà introdotta la prossima settimana, comunque vedetela come un array con all'interno un qualche ordinamento, che può essere un ordinamento di arrivo oppure un ordinamento imposto all'interno della coda, come un ordinamento crescente o decrescente. E siccome questa coda è ordinata sulla base della minima distanza, perché vedete che ad ogni passo viene selezionato E, che appartiene alla coda, in base alla minima distanza, noi sappiamo che esiste un lower bound, esiste una minima complessità per gli algoritmi di ordinamento, e questa è n log n. Quindi questo V al quadrato in realtà si può trasformare in un n log n se il numero di se l'algoritmo di ordinamento viene implementato in modo un po' efficiente. Quindi la complessità non è più E più V al quadrato, ma in realtà è E più V log V, V per log V. Quindi, ricordiamoci, quando c'è un più dobbiamo considerare il costo maggiore. Dipende qui dalla densità del grafo, perché se il grafo è molto denso, quindi vuol dire che tutti i vertici sono collegati tra di loro, è possibile che questo E sia proporzionale a V al quadrato. E in questo caso otterremmo una complessità simile a quella dell'altro algoritmo. Ma se il grafo è sparso, abbiamo una complessità, ad esempio se consideriamo di nuovo un grafo stradale dove il numero E è proporzionale a V, abbiamo che complessivamente il suo costo è pari a V più V per log V. Quindi alla fine è un algoritmo che tutte le volte in cui non abbiamo un peso negativo sugli archi dobbiamo considerare. Quindi questa è la prima scelta, a meno di non avere un problema relativo ai pesi. Se i pesi sono negativi dobbiamo andare su un altro tipo di algoritmo. È così ottimizzato alcune volte che conviene utilizzare una strategia di tipo SS, quindi di single source, anche per calcolare tutti i path, gli all path. Quindi al posto che utilizzare l'algoritmo di Floyd Marshall, potremmo utilizzare quello di Dijkstra iterato sui V vertici, ottenendo una complessità totale V per log V, che significa V al quadrato per log V, che se ci pensate è inferiore a V al cubo rispetto all'algoritmo, quello di Floyd Warshall. Quindi, in base al tipo di grafo, in base al peso e in base a quello che volete ottenere, abbiamo tre diverse scelte: Bellman-Ford, Floyd Warshall e Dijkstra. Quali sono, come dicevo, alcune pratiche e applicazioni? Quello del calcolo del cammino più veloce per raggiungere un determinato luogo su una mappa. Quindi pensiamo a Google Maps o altro. Oppure quello del routing, che serve per ottenere le entry nelle tabelle di routing che è il sistema alla base di internet. Da notare che i vari corollari che abbiamo visto, quindi il fatto che questo shortest path possa essere creato in modo incrementale, ossia se per andare da un luogo A a un luogo B devo passare da un luogo X per forza, posso risfruttare il calcolo di un precedente tra A e il calcolo
della distanza tra A e X, puoi calcolare quella tra X e V, e puoi calcolare quella tra X e V e ottenere il cammino minimo complessivo tra il vertice di sorgente e quello di destinazione. E questa serie di ottimizzazioni viene effettivamente fatta sia dal navigatore che da Google Maps, e questo vi permette di ottenere una risposta velocissima quando cercate un cammino minimo. Di nuovo qua ci sono un po' di slide che mostrano come funziona l'algoritmo di Dijkstra. Vedete che lavora in modo iterativo sempre sui nodi, a partire dai nodi più vicini, pian piano poi considera i nodi più lontani. E alla fine avete questa tabella di riepilogo. Abbiamo questa tabella di riepilogo che vi elenca per ogni tipo di algoritmo la sua complessità. Quindi abbiamo Floyd-Warshall, che è una complessità V al cubo, Bellman-Ford V per E, Dijkstra E più V per log V, con la limitazione che tutti quanti non devono avere cicli negativi, tranne Dijkstra, che non deve avere archi a peso negativo. Tra l'altro ci sono due versioni, repeated Bellman-Ford e repeated Dijkstra, perché siccome questi sono single source, per farli diventare di tipo AP bisogna iterarli su tutti i vertici. Questa iterazione viene proprio espressa da questa parola repeated, cioè l'applicazione ripetuta dell'algoritmo single source. L'ultimo, c'è un caso particolare, come ho già detto prima, nel caso di un grafo non pesato, potete, se cercate il cammino minimo su un grafo non pesato, potete benissimo fare la ricerca in ampiezza, la breadth first search. E questa, la BFS, ha una complessità che è pari a V più E. Quindi, se vedete, è la minore tra tutte, però ha una forte limitazione, che è quella di avere un grafo non pesato, mentre in realtà nella pratica, nella maggioranza dei casi, avremo dei grafi pesati. Avete delle domande? Per la parte di JGraphT la vediamo sulla libreria. Avete direttamente sulla libreria. Avete delle domande riguardo a questa parte teorica? Sui cammini minimi? Tutto chiaro? Anche sui grafi in generale? Ok, quindi adesso ci domandiamo come implementa JGraphT questi algoritmi. Allora, prima di tutto siamo fortunati perché JGraphT fornisce un'implementazione di tutti questi algoritmi. Allora, segniamo la documentazione, basta scrivere Floyd-Warshall JGraphT su internet, vediamo che c'è questa classe che si chiama Floyd-Warshall Shortest Path. E molto importante secondo me è quello che c'è scritto nella descrizione qui, ossia dice che trova tutti i cammini minimi, questo l'avevamo già detto, in un tempo che è n al cubo, dove n è il numero di vertici. Noi l'abbiamo chiamato V, ma è la stessa cosa, quindi V al cubo, n al cubo è la stessa cosa. Fate attenzione che però durante, al momento di costruzione, quindi quando viene chiamato il costruttore, non viene fatta nessuna computazione. L'algoritmo non viene fatto girare quando create la classe, ma quando chiamate uno dei metodi di questa classe. Questo è anche importante perché molte volte nel flusso dell'applicazione bisogna capire dove siamo disposti a attendere e dove non siamo disposti a attendere. Ad esempio, quando si carica l'interfaccia grafica è brutto iniziare la computazione del calcolo delle distanze minime, del calcolo dei cammini minimi, perché altrimenti l'interfaccia grafica non viene neanche visualizzata e quindi non si capisce se il nostro programma sta funzionando o meno. Quindi in questo caso sappiate che bisogna chiamare uno di questi metodi come getPaths oppure getPathWait tra un sorgente e destinazione, ma in realtà lui nell'implementazione sottostante non calcola soltanto il path tra sorgente e destinazione ma tra tutte le coppie, anche se poi vi restituisce il peso di quel particolare cammino minimo, ma in realtà lui li calcola tutti. Altra cosa da notare importante, quindi per ottenere il peso è semplice, basta chiamare questa funzione getPathWait, ma per calcolare invece
il path per sapere effettivamente qual è la sequenza di nodi e di archi che devono essere attraversati per raggiungere il vertice di destinazione, chiamiamo questo metodo getPath, che restituisce un graphPath. E graphPath di fatto non è nient'altro che permette di ottenere al suo interno un wrapper su una lista. Quindi possiamo benissimo, come al solito, iterare questa lista. Quindi se chiamiamo la funzione get edge list o vertex list, possiamo iterare sulla lista che costituisce questo path, questo percorso. Ma perché non ottenere direttamente una lista? Questo è un wrapper perché il path, se ci pensate, è l'unione di diverse cose, l'unione della lista dei vertici, l'unione della lista degli archi, e poi abbiamo implementazioni differenti a seconda che il grafo sia diretto, non diretto, pesato, non pesato, multigrafo, eccetera. Quindi questo ci permette di astrarre tutta questa complessità, ci viene ritornato un oggetto graphPath su cui noi iteriamo. Questo lo dico perché poi al laboratorio ci sia sempre un po' di confusione su come iterare sul risultato. Quindi, ultimissima cosa, in generale fate attenzione a utilizzare questo algoritmo perché, essendo o grande di n al cubo, è comunque abbastanza pesante. Siccome noi utilizziamo grafi con migliaia di nodi, potrebbe richiedere diverso tempo per convergere, per trovare la soluzione. Bellman-Ford, invece, trova lo shortest path dato un vertice sorgente e tutti gli altri vertici nel grafo pesato, supporta negative edge weights, quindi supporta archi con peso negativo, questo lo ripeto giusto per essere chiaro, però ovviamente i cicli negativi non sono supportati dall'algoritmo. E ha come complessità o grande di E per V, questo l'abbiamo già visto. Come si crea? Posso creare lo shortest path su un grafo, quindi semplicemente costruisco una nuova istanza dell'oggetto, e poi dopo chiamare il metodo findPathBetween qui devo rispecificare il grafo, quindi dipende da come ho costruito l'oggetto. Se non l'ho specificato, devo rispecificarlo, quindi devo rispecificare il grafo, il vertice sorgente, il vertice di destinazione, altrimenti direttamente chiamo il metodo getPath o getPathWeight, come prima. Quindi se già gli dico calcola lo shortest path su questo grafo, costruendolo così, poi posso direttamente chiamare getPath o getPathWeight. GetPath, come prima, mi ritorna un graphPath su cui posso iterare sui vertici o sugli archi. E l'ultimo è il Dijkstra shortest path, che è un'implementazione dell'algoritmo che abbiamo visto prima. E quello che devo fare semplicemente è creare un oggetto Dijkstra shortest path passandogli il grafo e poi chiamare getPath passandogli un sorgente e una destinazione. Quindi vediamo che sono tutti abbastanza semplici da utilizzare. Cominciamo allora un esercizio un pochino complesso in cui vediamo come calcolare il cammino minimo. Un esercizio carino su cui calcolare i cammini è sempre quello dei voli. Per questo ho creato su GitHub un repository che si chiama Flights, quindi per favore fate il clone di questo repository, così iniziamo a lavorarci. Allora, questo repository si basa su un database che si chiama OpenFlights, database tra l'altro è scaricato da internet, quindi lo potete trovare, è abbastanza grosso e contiene tutte le rotte. Sto cercando se da qualche parte ho
questo è tra l'altro tratto anche da un tema, l'avevo usato un tema di esame 2 anni fa, e questa è la struttura del database. Vedete? Vedi, sì. Cioè, ci sono 3 tabelle, la tabella airport, la tabella route e la tabella airline. Quindi gli aeroporti ovviamente indicano gli aeroporti. Le rotte sono le rotte percorse da ciascuna airline e collegano 2 aeroporti, un aeroporto di partenza ed una di destinazione. Quindi riguardo all'aeroporto abbiamo delle informazioni come l'ID dell'aeroporto, il nome, la città, il paese, l'ICAO, latitudine, longitudine, eccetera. Poi abbiamo delle rotte che sono identificate da un airline ID, perché sono relative ad una compagnia aerea, e hanno un aeroporto sorgente e un aeroporto destinazione. Quindi ciascuna compagnia aerea che fa quella rotta avrà una entry diversa nel database. E tra l'altro c'è anche stops, c'è anche il campo stops che è utile per calcolare il numero di fermate intermedie che vengono fatte, il numero di scali. E l'ultimo è la compagnia aerea, airline, su cui abbiamo il nome, l'alias, ICAO. Poi c'è anche un campo active che ci dice se è attiva o meno. Quindi importiamo il database, io l'ho già importato. Allora, prima di tutto ricordiamoci di attivare il database, perché utilizza XAMPP, MAMP, lo fate all'interfaccia grafica. Poi andiamo su SQL Pro o ID, ci colleghiamo al database, andiamo su Open Flights, vediamo le nostre tabelle. Tra l'altro vediamo che è un database abbastanza consistente, perché su Airline abbiamo 6.000 entry, su Airport ne abbiamo 8.000 e su Route ne abbiamo 66.000. Quello che vi consiglio comunque generalmente, anche in fase di preparazione per l'esame, date sempre un'occhiata alla dimensione del database per capire quanti dati avete da gestire, perché se il numero di dati comincia a diventare consistente, magari portarli tutti in memoria potrebbe essere difficile, potrebbe rallentare il programma, eccetera. Quindi serve per dare un ordine di grandezza alla complessità del problema che dovete risolvere, anche per pensare al tipo di algoritmo da utilizzare. Quindi vediamo invece il progetto che cosa ci fornisce. Allora, nel progetto abbiamo il package model, dove troviamo un airline che è la classe, ve l'ho già creata io, e anche nel tema per l'esame era già creata, perché siccome aveva un sacco di campi volevamo evitare che perdesse tempo per creare questi Java bin, questi contenitori di fatto per tutte queste informazioni. E cosa abbiamo? Il nome, l'alias, ICAO, call sign, country active. Vedete che però non è implementata secondo il pattern ORM, semplicemente abbiamo riportato le informazioni come erano presenti nel database. Quindi fate attenzione, queste sono solo delle classi di partenza, poi vanno modificate per implementare i pattern che abbiamo spiegato, quelli di solito non vengono già implementati. Poi abbiamo airport, dove abbiamo diverse informazioni. Airline, airport, e che sono le stesse informazioni prese dal database. E poi dopo abbiamo route, dove abbiamo source airport, destination airport, di nuovo non implementati secondo il pattern DAO. Quindi quello che adesso consiglio, scusate, non secondo il pattern ORM, perché in realtà il pattern DAO è correttamente implementato perché c'è la classe DAO. Quindi quello che adesso consiglio è: ripassiamo bene come si fa il pattern ORM con un nuovo esempio, con questo esempio. Quindi cerchiamo di creare le relazioni in memoria, le stesse relazioni che troviamo nel DB. Prima però controlliamo che la connessione al DB funzioni, quindi utilizziamo la classe ConnectDB, controlliamo che di aver inserito correttamente le informazioni, utilizziamo sempre
Ikari per il discorso del connection pooling, per l'ottimizzazione dell'accesso al database. Quindi proviamo a cliccare su test connection, se viene fuori scritto test pass vuol dire che tutto è andato a buon fine, che la connessione non ha dato errori. Invece nella classe FlightDAO, l'ultima che andiamo a vedere, cosa troviamo? Troviamo un metodo che ci restituisce tutti gli airline, tutti gli airport e tutte le rotte. Quindi già ci prende tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Ora però abbiamo bisogno di implementare nel model l'identity map, le liste per salvare queste informazioni, perché altrimenti non possiamo implementare correttamente il pattern ORM. Quindi nel model creiamo il nostro costruttore public model. Definiamo come variabile globale una variabile per accedere al DAO che chiamiamo flight DAO fDAO uguale a null, e questa variabile viene poi inizializzata nel costruttore fDAO uguale a new flight DAO. Poi, sempre come variabili globali, creiamo due liste, una per tutti gli airline e una per tutte gli airport. Quindi, list di airport, airports, list di airline, airlines. E queste liste le inizializziamo sempre nel model. Quindi airports uguale new array list airport airlines uguale new array list di airline. Importiamo tutte le classi di cui abbiamo bisogno. Adesso creiamo l'identity map. E in realtà ci manca ancora la lista delle rotte. List route routes routes uguale new array list di root. Adesso dobbiamo creare ancora le identity map, quindi id airline, id map airline, id map airport ID map, airport ID map, route ID map, route ID map. E le inizializziamo qui prima della creazione delle liste. Sì, in realtà poi creare le liste non era neanche necessario perché le informazioni le otteniamo dal DAO, quindi vabbè, poi lo aggiorneremo. Airline ID map uguale new airline ID map, è la stessa cosa per gli altri. Root ID map uguale new root ID map. Quindi chi si ricorda come si crea una identity map? Identity map
è una classe che al suo interno ha una mappa tra, che mette in relazione l'identificativo dell'oggetto con l'oggetto stesso e poi ridefinisce, espone due metodi, due o tre metodi, che sono il metodo get e il metodo put. Il metodo get restituisce l'oggetto stesso e il metodo put permette di inserire un oggetto, però facendo attenzione di non inserire duplicati. Quindi creiamo la airline id map, creiamo una nuova classe nel package model dove definiamo una mappa private map tra un integer, perché suppongo che airline id airport siano, che l'id di airline e di airport siano entrambi degli interi, quindi tra un oggetto di tipo intero e un airline, lo chiamiamo map, poi nel costruttore public airline id map la inizializziamo, map uguale new hash map e importiamo java.util.map. Che cosa abbiamo detto, che cosa fa questo, questa mappa? Espone due metodi, il metodo put e il metodo get, quindi public airline get e gli passiamo un id, quindi int airline id, e quello che fa semplicemente return map.get di airline id. Quello che cambia invece è il metodo put, public airline put, a cui viene passato un oggetto airline. Fatemi solo di creare un'implementazione, fatemi solo controllare di creare un'implementazione coerente con quella che ho creato l'altra volta. Ok. Ok, questo metodo qua non l'avevo chiamato put, ma l'avevo chiamato get, quello in cui vado a inserire l'oggetto e controllare se esiste già. In realtà è indifferente, si può chiamare in modo diverso in base all'implementazione. Comunque nel metodo get cosa faccio? Prima controllo se esiste già, quindi ho un doppio metodo get. Il primo è quello che ha dato un id, mi restituisce l'oggetto, questo è il classico wrapper sul metodo get della mappa, perché la mappa, vi ricordate, si associa ad un id un oggetto, quindi chiedo qual è l'oggetto associato a questo id e la mappa me lo restituisce. Adesso la seconda implementazione, quella che effettivamente utilizza l'identity map, è quella che a quella a cui passo un oggetto e la mappa controlla di avere effettivamente quell'oggetto nella mappa. Se ce l'ha mi restituisce quello vecchio, se non ce l'ha mette quello nuovo. Quindi controllo se esiste airline old uguale map.get airline punto get airline id, id, mi chiedo se old è uguale a nulla, quindi se non esisteva nessun oggetto, allora map.put map.put cosa? La chiave, quindi airline.get airline id con valore airline. A
Allora, se old è a null, vuol dire che non esisteva, vuol dire che ho aggiunto quello nuovo e devo restituire il puntatore, il riferimento a quello nuovo. Quindi devo scrivere return airline. Altrimenti, se esisteva quello vecchio, scrivo return old. E di fatto il riferimento a airline, quello, l'oggetto nuovo, viene perso. Ultima cosa che devo fare è definire il metodo put public airline, no, public void put airline airline e un int airline id, e quindi scrivo map.put airline id airline. Operazione semplicissima. Quindi tutto chiaro fin qua? Questo abbiamo già visto l'altra volta, però è giusto ripassarlo. Anche perché ho visto che il laboratorio in pochi poi l'hanno effettivamente utilizzato nei vecchi esercizi. Ok, la stessa cosa va fatta per gli altri due, quindi copiamo la classe e chiamiamola airport idmap, e in airport idmap semplicemente dobbiamo sostituire tutte le occorrenze di airline vediamo se riusciamo a farlo in modo automatico. Scriviamo airline replace with airport, replace all. Okay, dobbiamo solo correggere le maiuscole, quindi controlliamo l'implementazione, la chiamiamo airport idmap, è una mappa tra integer e airport, costruttore, nel get gli diamo un airport id con la I maiuscola, e otteniamo l'oggetto relativo a airport ID, poi gli passiamo un oggetto airport nel get e quello che vogliamo ottenere è o l'oggetto vecchio oppure inseriamo quello nuovo, e la stessa cosa, correggiamo le maiuscole anche nell'ultimo metodo. Ultima cosa, implementiamo anche root id map, quindi come prima copiamo, incolliamo, la chiamiamo root id map. E questa volta replace di airport con root, replace all, e poi facciamo la stessa cosa con le minuscole, questa volta ho fatto la ricerca case sensitive in modo tale da non avere troppi problemi, replace all. Quindi identity map, root identity map tra un intero è l'oggetto root, costruttore, get root.get, non abbiamo un root id, ora in questo caso non abbiamo un root id perché l'id della rotta è dato dalla combinazione di, andiamo a vedere, l'id della rotta è dato dalla combinazione di, secondo me, di airline id
Source Airport ID, Destination Airport ID. Il che non ci rende la vita semplicissima, perché dovremmo creare una chiave che è costituita dall'unione di tre chiavi. Questa è la prima possibilità, oppure ci inventiamo noi un identificativo che andiamo a inserire quando creiamo le nuove rotte. Quindi direi che aggiungiamo un campo di rotta ID all'interno del nostro Java Bean e poi lo sfruttiamo nella identity map. Quindi get route ID e andiamo in route e aggiungiamo un campo private int route ID. E poi lo aggiungiamo sia al costruttore root ID e un int, quindi this.root ID uguale root ID, e poi creiamo i getter e setter. Per root ID. Questo è solo un trucco per semplificarci la vita, per creare una chiave per l'identity map, perché altrimenti avremmo dovuto usare la combinazione di tre chiavi, cosa che si poteva fare, però rendeva un pochino più sporca l'implementazione. Ok, quindi ricordiamoci solo che se abbiamo modificato l'implementazione di root, andiamo anche in flight DAO, perché ovviamente qua avremo bisogno di aggiungere questo intero. La cosa più semplice per aggiungerlo è creare un contatore all'esterno, int counter, inizializzarlo a 0 prima del ciclo, e per ogni elemento che andiamo a inserire gli associamo questo counter, quindi counter diventa l'ID della rotta e incrementiamo il counter di 1. Ops, non è list.add, ma è list.add new root counter virgola res, e dopo list.add aumentiamo il valore di counter di 1. Tutto chiaro fino a questo momento? Ok. Quindi verifichiamo che quello che abbiamo fatto finora sia corretto. Se eseguiamo il flight DAO, nel flight DAO c'è un piccolo main, tendenzialmente questo main lo mettiamo esterno in un'altra classe, in una classe chiamata testDAO, però in questa implementazione era all'interno, quindi se eseguiamo questa classe, aspettate, però abbiamo ancora un errore nel model. Verifichiamo qual è. Airport ID map. Ah, perché manca una R qua. Ok. Quindi eseguiamo il DAO. Ok, abbiamo tutte le informazioni, l'applicazione gira correttamente. Ottimo, ottimo, tutto è corretto. Ovviamente potrebbe essere un po' lenta, perché siccome stiamo caricando e stampando informazioni per diverse migliaia di entry, è giusto che il programma sia un pochino rallentato. Che l'output soprattutto, ricordatevi che quando l'output diventa consistente, diventa anche il collo di bottiglia di Eclipse. Quindi molto spesso vedete il programma rallentato perché deve stampare, questo stampare è un collo di bottiglia per l'IDE. Ok, quindi modifichiamo il model per aggiungere l'informazione sull'identity map. Allora, nella classe testDAO avevo già scritto i metodi per ottenere l'informazione, quindi potrei andare a copiare da lì questi getter routes eccetera, quindi copio dal main di flight DAO il codice e lo incollo nel model
In pratica, quando creo il modello, nel costruttore carico anche tutte le informazioni. Poi, ovviamente, questa è una delle possibili implementazioni, in particolare questa è l'implementazione che segue il pattern ORM, come abbiamo spiegato, ma poi vedremo che ci sono anche altre alternative, magari anche più efficienti, meno laboriose, per creare il grafo, per avere le informazioni per creare il grafo. Quindi, diciamo, cancelliamo questa parte dove creiamo le nuove liste. Ora creiamo le varie identity map e allora, per airlines e airport dobbiamo passare le rispettive identity map. Quindi, DAO.fDAO, non si chiama più DAO, ma si chiama FDAO, FDAO.getAllAirlines, gli passiamo airline id map. Questo cosa significa? Quando vai a inserirlo nella lista, quindi quando vai a inserire l'oggetto in questa lista che poi viene associata alla variabile airlines, in realtà l'oggetto viene anche inserito nella identity map. Allo stesso tempo, lo stesso oggetto. Quindi nel metodo getAllAirports facciamo la stessa cosa, gli passiamo come parametro airport id map nella tabella routes dobbiamo passare l'identity map di routes, l'identity map di airport e l'identity map di airlines, perché deve creare riferimenti incrociati con le altre con le altre tabelle, con gli altri Java bin. Quindi airline id map, airport id map e route id map. Quindi andiamo ad aggiungere i vari le varie implementazioni, cambiando la signatura dei metodi. E poi andiamo in flight DAO e utilizziamo queste informazioni per creare i collegamenti. Quindi get all airlines, cosa significa? Che cosa me ne faccio di questa identity map? Semplicemente creo un nuovo oggetto airline ad ogni ciclo del while. Quindi airline uguale new airline. Però alla lista cosa aggiungo? List.add di airline id map.get di airline. Questo fa sì che alla lista venga aggiunto lo stesso oggetto che o viene inserito nell'identity map o era già presente nell'identity map. Stessa cosa la facciamo anche per airport. Quindi sempre nel while creiamo un oggetto airport uguale a new airport che copiamo dall'istruzione seguente e in list.add scriviamo airport id map.get airport. Allora, adesso siamo arrivati al punto in cui dobbiamo effettivamente creare i collegamenti incrociati. Dove lo facciamo? Lo facciamo nella tabella route. Perché nella tabella route effettivamente abbiamo tutte le informazioni per creare questi collegamenti.
Quindi, prima di tutto, creo un nuovo oggetto root. Root uguale new root e tutto quello che c'è scritto nell'istruzione dopo. E poi lo aggiungo alla lista, sempre secondo il solito pattern, root id map.get di root. In questo modo ho creato la entry nell'identity map. Ora però vorrei associare a questa rotta il vero riferimento a destination airport e il vero riferimento a source airport, perché io vorrei che nell'oggetto root non comparissero questi root id airline id. No, scusate, non comparissero questi airline id, source airport id, source destination id, airport id, ma comparissero effettivamente gli oggetti. Quindi quello che faccio è sostituire airline con airline id con l'oggetto effettivamente airline. Quindi this.airline uguale a airline, quindi lascio l'istruzione che c'è sotto, cancello quella con l'id, quindi lascio airline uguale airline, però a questo punto airline non è più una stringa, ma diventa l'oggetto airline. La stessa cosa la faccio con source airport id, non mi serve più, perché l'oggetto source airport non è più una stringa, ma è un airport. E allo stesso modo l'oggetto destination airport non è più una stringa, ma è un airport. Quindi concludiamo un attimo questa implementazione del metodo e poi questa implementazione di root e poi facciamo pausa. Allora, nel costruttore airline id non mi serve più. Mi serve root id, airline, source airport. Source airport id non mi serve più. Destination airport mi serve. Destination airport id non mi serve più. E il resto rimane invariato. Quello che devo cambiare è ancora quali sono gli attributi di questa classe. Quindi non avrò più string airline e airline id, ma avrò un private airline airline. Avrò un private airport source airport, avrò un private airport destination airport e non avrò più il destination airport id. Qui mi conviene eliminare tutti i getter e setter e ricrearli. Facciamo che eliminare tutto e lo ricreiamo, anche il toString. Quindi generiamo i getter e setter, source generate getter e setters, per tutti quanti gli elementi, generiamo equals ed hashcode. Su cosa rigeneriamo equals ed hashcode? Questa è la tabella root. Abbiamo creato un nuovo campo root id proprio per evitare di avere questa tripletta di valori che mi identificano univocamente una rotta, quindi direi di definirlo semplicemente su root id. Quindi teniamo presente che abbiamo fatto un piccolo cambiamento sulla definizione di uguaglianza di un oggetto root e poi stampiamo
generiamo il metodo toString per stampare e semplicemente diciamo source destination airport e airline. Ok, direi che possiamo fare un quarto d'ora di pausa e riprendere dopo.